Bentornati nell'angolo creativo della Fata Tuttofare. La blusa che indosso, come avrete capito, è la protagonista del tutorial che sta per avviare. Un modello veramente semplice che io adoro per la leggerezza, la freschezza, la portabilità. Un modello ideale per chi ha un geloseno importante, perché come vedrete questa scollatura è in grado di dare una vestibilità veramente straordinaria. Ma vi lascio intanto all'occorrente al tutorial e ci vediamo subito dopo. Questo dunque è il filato che ho scelto per il nostro progetto di oggi. Il filato Visco King, ne avevamo già vista una versione per la maglia Martinica con la sfumatura lunga, oggi invece vi faccio vedere la variante Barbados con questa sfumatura invece più irregolare, molto molto bella, che gioca tantissimo sui contrasti. I contrasti, come vedete, sono sia cromatici, perché abbiamo delle tonalità veramente molto molto belle e anche accese se vogliamo. Il contrasto viene generato anche dalla differenza di filato, perché abbiamo la parte in cotone che è matte, quindi opaca, la parte in viscosa che invece è molto molto lucida, quindi otteniamo un effetto veramente molto molto brillante. Il filo è estremamente leggero, la resa veramente altissima. Insieme al filato andrete a prendere l'uncinetto del 3,5 o del 4 a seconda della vostra mano. Veniamo subito alle spiegazioni che sono importanti per comprendere tutti i passaggi di questa blusa. Innanzitutto il multiplo di lavorazione, che è di 10 più 9. Chiaramente, dovendo poi calcolare la catenella per girare, vi conviene calcolare direttamente il multiplo di 10. Io ho caricato 170 catenelle con l'uncinetto del 3,5. A seconda della mano potrà andare bene anche il 4. Queste 170 catenelle mi permettono di lavorare sul lato lungo, che nel mio caso è di 70 cm. Quindi dovremo andare a realizzare, col punto che tra un attimo vedrete, due rettangoli 70x26. Questi rettangoli vanno quindi a costruire le due parti della blusa, della parte superiore della blusa. Quindi ogni rettangolo praticamente si accavalla sulla spalla e va a costruire il davanti, il dietro e quindi anche la manica. Per quanto concerne l'adeguamento della taglia, questa misura andrà variata a seconda che lo facciate da bimba e a seconda dell'altezza e della circonferenza del seno, ma non è una misura che ci inventiamo, si ricava molto facilmente. Dovrete infatti misurarvi dalla spalla al punto vita e vedere quant'è questa misura e raddoppiarla. Nel mio caso era di 35 cm, quindi in questo caso io ho 35 cm davanti, 35 cm dietro, e in questo modo ottengo di arrivare al punto vita e quindi dietro di pareggiare la lunghezza. Una volta che avrete preso questa misura saprete quanto fare lungo quindi il vostro pannello, quindi quante catenelle avviare. In questo senso aiutatevi sempre con il campione. Per quanto invece riguarda la misura dei 26 cm, come vedete, una volta che noi andremo ad attaccare tra di loro i pannelli, queste due misure si vanno a sommare. 26 più 26 mi danno dunque 52, che è una misura abbondante per me, però volevo che ci fosse la manica, quindi andrò nel momento della cucitura a sovrapporre leggermente questi due pannelli, creando un effetto criss cross e riportando la misura a 48. Più facile da fare che da spiegare. Il mio campione, che vi faccio vedere per spiegarvi il punto, di 40 catenelle, invece il pezzo reale è di 170. Allora vado a rientrare innanzitutto nella catenella precedente, vado a fare un punto basso sormontato da 2 catenelle e in questo modo faccio il mio primo punto alto, quindi punto basso più 2 catenelle. Aggiungo una terza catenella, che è la catenella di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto e vado a contare 3 maglie. 1, 2, 3 ed entro nella quarta. Nella quarta vado a realizzare un totale di 5 maglie alte, quindi faccio un ventaglio. 2, 3, 4 e 5. Quindi ho una maglia alta di partenza, 3 maglie di base saltate, nella quarta ho un ventaglio di 5 punti alti. Faccio la catenella di separazione, prendo il filo sull'uncinetto e conto di nuovo 1, 2, 3, vado nella quarta maglia, entro, lavoro un punto alto. Aggiungo la catenella di separazione,
riprendo il filo sull'uncinetto, salto un punto e vado nel seguente e ripeto nuovamente un punto alto. Quindi dopo il ventaglio faccio punto alto, catenella, punto alto. Quindi andiamo a costruire questa quadrettatura di base. Faccio di nuovo una catenella, riprendo il filo sull'uncinetto e ricomincio la mia lavorazione. Conto 1, 2, 3, vado nel quarto punto e vado a lavorare di nuovo il mio ventaglio di 5 maglie alte. 2, 3, 4 e 5. Una volta formato il ventaglio aggiungeremo una catenella, prenderemo il filo sull'uncinetto, contiamo sempre 1, 2, 3, entriamo nella quarta maglia, quindi 1, 2, 3 nella quarta, lavoriamo punto alto, catenella di separazione alla quale facciamo corrispondere un punto di base saltato, punto alto nella maglia seguente. Quindi questo è il vostro motivo, in realtà il ventaglio e le due maglie alte. Completata la riga numero 1, terminerete il lavoro in questa maniera, quindi dopo aver eseguito il ventaglio farete la catenella e chiuderete col punto alto, sempre contando 3 catenelle di base. Quindi chiudiamo e apriamo con il punto alto. Adesso completata la riga numero 1, passiamo alla riga numero 2. Per avviare la riga numero 2 parto con 6 catenelle, queste 6 catenelle corrispondono 3 alla prima maglia alta, 3 alle catenelle di separazione. Adesso vado a rifare il contrario di quello che ho sotto, cioè vado a chiudere i ventagli, volto il lavoro e faccio in questo modo, entro in ognuna delle 5 maglie alte che compongono il ventaglio e vado a lavorare 5 maglie alte non chiuse. Vado nel primo punto e faccio la prima maglia alta non chiusa, vuol dire che non faccio l'ultimo passaggio e tengo l'asola sull'uncinetto. Vado nella seconda maglia, ripeto una maglia alta non chiusa e ho la seconda asola sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto numero 3, ripeto una maglia alta non chiusa, filo sull'uncinetto, maglia numero 4, punto alto non chiuso, quinto punto alto non chiuso e ho tutte le asole sull'uncinetto. Le chiudo tutte insieme, aggiungo 3 catenelle, vedete, quindi ho chiuso quello che avevo sotto e questo crea un leggero rilievo, quindi una sorta di nocciolina. Quindi fatte le 3 catenelle, ripeto il lavoro sottostante, entro sul primo punto alto, lavoro la maglia alta, la catenella di separazione che corrisponde alla catenella sottostante, punto alto sul punto alto. Vedete? Quindi vado a fare l'esatto contrario del ventaglio, quindi a chiudere le 5 maglie insieme. La differenza è appunto l'aggiunta di queste catenelle che mi permettono di mantenere intatto il numero totale di maglie. Quindi farete la maglia alta sulla maglia alta, la catenella sulla catenella, punto alto sul punto alto. Adesso andiamo a chiudere anche il successivo, quindi mi raccomando le catenelle di separazione diventano 3. Fatte le quali entro in ognuno dei punti e lavoro un punto alto non chiuso, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo le maglie insieme, eseguo 1, 2, 3 catenelle e vado a lavorare punto alto, catenella e punto alto. Quindi di nuovo 1, 2, 3 catenelle, vedete il lavoro è abbastanza semplice. Fatte le 3 catenelle, ripeto nuovamente le 5 maglie non chiuse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete, adesso stiamo lavorando la parte in cotone, il filo vi risulta più spesso, quindi valutate se il 3,5 o il 4 sono l'uncinetto migliore per la vostra lavorazione. Faccio passare il filo attraverso tutte le asole, aggiungo le mie 3 catenelle e proseguo lavorando il punto alto sul punto alto,
la catenella di separazione di nuovo punto alto su punto alto, chiudo l'ultimo ventaglio. Dopo aver eseguito le 3 catenelle di separazione, ho finito anche la riga numero 2. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutte le maglie insieme, faccio 3 catenelle e chiudo col punto alto. Se vi ricordate, siamo partiti con 6 catenelle che corrispondono appunto alla maglia alta e alle 3 catenelle di separazione. Ed ecco conclusa anche la riga numero 2. Riavvio la riga eseguendo dapprima una catenella di 3 maglie che ovviamente ci sostituisce il primo punto alto. Alla base di questa catenella vado a rientrare e lavoro altre 2 maglie per un totale di 3, faccio cioè mezzo ventaglio. Faccio la catenella di separazione. Adesso devo lavorare questo gruppo, quindi catenella punto alto, catenella punto alto, e lo faccio in questo modo. Fatta la catenella di separazione, il punto alto lo lavoro prima del ventaglio chiuso, quindi entrando nello spazio delle 3 catenelle. Faccio la catenella di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, entro in questo spazio. Quindi vedete, punto alto, catenelle, punto alto, vado a lavorare nelle catenelle che ho, nelle 3 catenelle che precedono e seguono il raggruppamento di 5 punti alti. Faccio la catenella di separazione e adesso vado a lavorare il ventaglio di 5 che si va a lavorare qui tra le 2 maglie alte nello spazio di questa catenella. Lavoro 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete, ecco il vostro ventaglio che risulta al centro rispetto ai 2 ventagli della riga sottostante. Eseguo la catenella, adesso devo fare questo gruppo maglia alta, catenella, maglia alta, quindi lavoro in questi spazi. Entro sotto, faccio il primo punto alto, la catenella di separazione, entro qui sotto e faccio l'altro punto alto. Non bisogna entrare in un punto, ma basta accavallare direttamente la catenella. Quindi catenella di separazione, entro in questo spazio e lavoro di nuovo il ventaglio. 1, 2, 3, 4 e 5. Lavorato il ventaglio, c'è sempre la catenella di separazione, quindi punto alto, catenella, punto alto, catenella di separazione, ventaglio, catenella di separazione. Siamo partiti con 3 maglie alte e con 3 maglie alte devo chiudere. Ovviamente qui non abbiamo molto definito l'angolo perché siamo ripartiti con 6 catenelle, quindi entro nella terza, non a cavallo ma cerco di entrare proprio nella catenella, e qui vado a lavorare 3 punti alti, cioè metà di un ventaglio. L'apertura e la chiusura sono sempre uguali. Ed ecco che abbiamo ripetuto la riga numero 1, soltanto che abbiamo posizionato i ventagli in mezzo a quelli delle righe precedenti. In questo modo, come vedete, i punti alti disegnano una quadrettatura, come se avessimo una rete di base sulla quale si vanno ad evidenziare questi raggruppamenti che formano dei piccoli rilievi, quindi sembrano quasi delle noccioline. Quindi riparto con la riga numero 2 facendo sia la catenella di 3 maglie e le maglie non chiuse, quindi entro nella seconda maglia alta e faccio una maglia alta non chiusa, entro nella terza, faccio una maglia alta non chiusa e quindi chiudo insieme. E ho ridotto, come vedete, il gruppo delle 3 maglie alte sottostanti. Faccio la catenella e adesso mi vado a lavorare punto alto su punto alto, catenella sulla catenella, punto alto sul punto alto. Faccio 1, 2, 3 catenelle di separazione e ricomincio chiudendo. Quindi faccio maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, per 5 volte di fila, 3, 4 e 5.
chiudo queste maglie insieme, faccio sempre le mie 3 catenelle di separazione e quindi vado a lavorare le maglie alte sulle maglie alte, catenella, maglia alta sulla maglia alta, catenelle di separazione che sono sempre 3. E abbiamo ripetuto anche la riga numero 2. Vedete questo effetto quanto è carino? E in questo modo si andrà a procedere. L'effetto di questo punto è veramente delizioso perché vedete si disegna una specie di, come vi dicevo prima, di rete quasi, no? Dove sembrano incastrate queste palline. È veramente molto molto raffinato l'effetto, vedete? Bellissimo. Come vi dicevo appunto in avvio di lavorazione, noi dobbiamo calcolare il lavoro in questo modo, cioè dobbiamo piegarlo in due, la parte della piega è quella che quindi sormonta le spalle, metà è quella che va sul dietro, metà è quella che va sul davanti. Ovviamente avendo realizzato 2 pannelli uguali dobbiamo ottenere lo stesso effetto. In questo modo. Allora, io metto vicine le parti dove ho lavorato la catenella di avvio. Quindi, come vi ho spiegato quando abbiamo realizzato appunto il disegno, vado a fare questo passaggio, cioè tolgo quei centimetri in più che mi ritrovo andando a fare questo lavoro, cioè andando a sovrapporre di un paio di motivi, 2 o 3 righe, insomma, poi vedete in base alla vostra esigenza, andiamo a sovrapporre sia dietro che davanti. Così, vedete? 1, 2, 3 ventagli vado a sovrapporre. Adesso la somma di questo pannello e di questo non è più di 52 ma di 48. Una volta che avrete deciso quanto sovrapporre questi pezzi, andiamo ad unirli completamente. Quindi faccio ripartire il mio lavoro su un lato corto, ovviamente, di un pannello. Faccio il punto basso sormontato da 2 catenelle, potete anche nascondervi la codina subito così non la fermate poi, e andiamo a lavorare dei punti alti tenendo presente che sotto avete i punti alti posti in orizzontale, quindi dovete fare come se ognuno di questi punti corrispondesse a 2 catenelle, quindi per ogni punto alto ne lavorate 2. Una volta lavorate le nostre maglie alte, come vedete mi sono fermata nel punto in cui devo fare la sovrapposizione dei pannelli. Quindi vado a prendere il pannello successivo, me lo avvicino e lo sovrappongo esattamente a quello che sto lavorando. In questo modo devo proseguire il lavoro dei punti alti andando a prendere sia un pannello che l'altro. Quindi accostando i 2 pannelli vado ad entrare sia sull'uno che sull'altro e proseguo la mia lavorazione a punto alto. Allora, come avete visto, quindi i 2 pannelli sono stati legati tra di loro e quindi si è creata questa sovrapposizione che migliora tantissimo quella che è la scollatura della maglia, e in questo modo abbiamo
diciamo anche meglio la misura della nostra circonferenza, però non abbiamo terminato perché adesso dobbiamo legare anche l'altra metà del pannello, quindi come vedete io mi trovo su questo lato. Adesso devo ripiegare i pannelli in questo modo, vedete, e unirli in modo da ricavare lo scalfo. Quindi lo ripiego da un lato e lo ripiego dall'altro, così. Vedete? E in questo modo li vado ad unire ulteriormente. Quindi ripiego il pannello su se stesso e lo vado a sovrapporre anche in questo caso per qualche punto. E quindi vado a proseguire la mia lavorazione a punto alto prendendo entrambe le parti del pannello. Quindi dopo aver unito la parte dello scalfo della manica, ho proseguito sul lato lungo, ho unito e sovrapposto le due parti come fatto precedentemente. Adesso mi trovo a quella che è la chiusura del giro, perché ho da sovrapporre, come ho fatto sull'altro lato, i due bordi in modo da creare anche da questa parte lo scalfo. Però se voi ricordate, io sono partita con i punti alti da questa parte, quindi adesso cosa faccio? Sovrappongo per questo pezzettino che resta e vado a chiudermi con un punto bassissimo, cioè dal punto che ho fatto, vedete, mi manca qualche un motivo, praticamente due righe per chiudere completamente. Sovrappongo, entro attraversando tutti e due i pannelli, però mi chiudo con un punto bassissimo, altrimenti non riuscite a fare la chiusura del giro. Quindi vado a ripartire con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e ricomincio la lavorazione, quindi potendo integrare anche il bordo mancante. Quindi ho chiuso qui col punto bassissimo, ho riavviato le maglie alte. Tutto quello che dovremo fare adesso per completare il progetto sarà di proseguire la lavorazione a punto alto, quindi più semplice di così non si può, fino a quando non raggiungiamo la misura che vogliamo. Io non faccio niente e vado a procedere punto su punto fino a quando la maglia non è della lunghezza che voglio. Se invece vi rendete conto che dovete aggiungere qualcosa o addirittura togliere, non c'è nessun problema perché abbiamo tutto a punto alto. Quindi volendo si possono aggiungere 6-7 maglie ogni 2-3 righe di lavorazione per allargare. Se invece ci rendiamo conto che nella parte bassa siamo un po' più strette e vogliamo restringere, lo stesso principio, togliamo 6 maglie a distanza di 2-3 giri e andiamo a modellarla. Questa è dunque la fascia che ho realizzato. Come vi ho detto, non ho inserito diminuzioni perché il lavoro stesso si assesta dopo i primi giri, però qualora ne abbiate bisogno potete sia allargare che diminuire, soprattutto fare il numero di giri che ritenete opportuni per la vostra taglia. Questa fascia così realizzata a punto alto, oltre che dare un aspetto ancora diverso alla sfumatura, quindi creare un pezzo veramente molto particolare, quello che si appoggia sui fianchi, garantendo così una maggiore stabilità della blusa. Adesso veniamo alla parte superiore. Per quanto riguarda la parte superiore, adesso possiamo valutare il nostro lavoro e decidere il modo anche in cui lo vogliamo indossare. Conviene provarla, la blusa, e prendere con dei marcapunti i riferimenti, in modo da sapere qual è l'altezza alla quale arrivare per quello che riguarda la cucitura. Quello che fate davanti lo ripetete ovviamente dietro, dove si può eventualmente lasciare la scollatura più profonda, e questo quindi vale anche per quanto riguarda lo scalfo, così com'è è uno scalfo molto profondo chiaramente, quindi l'intimo sotto si vedrebbe, quindi non dovete fare altro che valutare di quanto chiudere e farlo in base al vostro gusto personale. Che ne dite di questa blusa? A me piace moltissimo, mi piace proprio il taglio, il modello, non è la prima volta che la realizziamo, e su una struttura simile l'anno scorso avevamo creato anche un abitino. Detto questo però, insomma, adesso vedendolo indossato senz'altro capirete meglio il taglio che abbiamo dato a questo modello. Ma veniamo innanzitutto all'adeguamento delle taglie, che senz'altro sarà l'argomento più richiesto.
Per quanto riguarda la costruzione di questa blusa, avete visto che tutto si va a strutturare con la realizzazione di due rettangoli. Nel mio caso erano 70 x 26. 70 è la misura della lunghezza, quella che crea il davanti e il dietro, mentre 26 sono i centimetri della larghezza, quella che forma il quarto e parte della manica. Per adeguare questo progetto, che potrete utilizzare da bimba molto piccola, donna di qualsiasi taglia, dovete prendere la misura partendo dal punto vite e arrivando alla spalla e poi la raddoppiate. In questa maniera saprete quanti centimetri deve essere lungo il pannello. Più o ampio ovviamente il seno, più lungo dovrà essere il pannello per poterlo vestire correttamente. Per quanto riguarda la larghezza fate lo stesso discorso. Se volete potete prendere questa misura oppure regolarvi con quella che è la vostra circonferenza. Come avete visto nel mio caso, mettendo accanto i due pannelli da 26 cm avevo una misura di 52 che per me erano abbondanti, quindi ho sovrapposto leggermente in modo da creare anche questo incrocio che favorisce una vestibilità ancora più comoda. Incrociando davanti, dietro e leggermente anche qui sui lati ho riportato la misura da 52 a 48 che è quella della mia circonferenza e a quel punto ho potuto costruire la fascia, quindi a seconda della vostra misura saprete come regolarvi. La fascia di sotto invece è quella che fermandosi sui fianchi va a stabilizzare questo taglio. Qui potete lavorare aumenti e diminuzioni come vi ho suggerito, perché se avete bisogno di aumentare sui fianchi o restringere perché magari vi è venuto un po' ampio, lo potete fare senza problemi perché non abbiamo multipli. Io di solito tolgo o aggiungo 6 maglie ogni 2 giri di lavorazione. Fatto questo non restano che le cuciture. Io ho cucito per un solo punto sia davanti che dietro perché l'incrocio, come vedete, mi fa rimanere accostati i pannelli, più ho aggiunto il laccetto. Infatti la parte di dietro l'ho fatta leggermente più scollata rispetto a quella di davanti, quindi per evitare che i due pannelli possano scivolare, vedete, andate ad aggiungere il laccio e questo farà in modo che restino perfettamente fermi. Tra l'altro, se volete fare di questa blusa una versione elegante, quindi più raffinata, oltre che utilizzare un colore tinta unita oppure un filo laminato, potreste tranquillamente realizzare il laccetto e cucire all'estremità qui proprio dell'accetto stesso dei charms o delle perline, vedrete, o degli strassini, dei punti luce, vedrete che vi viene una blusa veramente elegantissima. Io ho preferito non cucire i laterali per avere la manica più ariosa ed ampia, perché poi metto sempre dei toppini di cotone sotto anche in piena estate, però se preferite anche qui potete cucire integralmente o, come ho fatto io, cucire per un solo punto in modo da eliminare un po' la vista. Vedete, cucendo anche per un solo punto o per pochi punti, comunque riuscite tranquillamente a chiudere senza perdere comunque la bellezza e l'ampiezza della manica. Per quanto concerne il consumo di filato, io ne ho utilizzati 260 grammi con l'uncinetto del 3,5. Spero di avervi dato tutte le indicazioni utili, soprattutto uno spunto creativo in più. Grazie per avermi seguito e alla prossima!